organizza nel quartiere di Resuttana a Palermo per cercare il tritolo pronto per Di Matteo. La Guardia di Finanza arresta il capomandamento Vincenzo Graziano. Arrestati a Castellammare due tunisini specializzati nei furti in appartamento. Il più giovane, lo scorso mese di gennaio, era già stato arrestato per il rapimento e le sevizie nei confronti di un suo connazionale. Riprende la raccolta dei rifiuti nei paesi gestiti dal lato Palermo 1. Trovato un accordo con la Eco Burgos, alla quale i sindaci hanno dato garanzie per il pagamento. Intervista al nuovo presidente del Consiglio di Isola delle Femmine. Malgrado la sua giovane età, vuole fare il saggio e garantire anche e soprattutto la minoranza consiliare. Buonasera e bentrovati a Studio TV 7. Oggi è martedì 16 gennaio. In apertura subito parliamo delle blitz nel quartiere di Resuttana. Gli inquirenti, in questo caso la Guardia di Finanza con 120 unità, stanno cercando il tritolo, quello che presumibilmente è arrivato già a Palermo per un attentato al giudice Di Matteo. La Guardia di Finanza di Palermo, con più di 120 unità, all'alba di oggi si è impegnata in un'operazione mirata alla ricerca di armi ed esplosivo nel mandamento mafioso di Resuttana, mandamento dove ha comandato Vito Galatolo, 41 anni, che adesso è invece un collaboratore di giustizia. Non a caso le ricerche nascono appunto da dichiarazione di Galatolo, che nei mesi scorsi ha parlato dell'idea di un attentato per il giudice Nino Di Matteo, per il quale i mafiosi avevano già procurato l'esplosivo. Nel corso dell'operazione di questa mattina, disposta dalla Procura distrettuale antimafia, è stato fermato Vincenzo Graziano, 53 anni, ritenuto reggente del mandamento palermitano di Resuttana dopo l'arresto di Vito Galatolo. Vincenzo Graziano, ritenuto specializzato nella gestione delle slot machine, era già stato condannato per mafia ed aveva finito di scontare la pena nel 2012. Poco prima di finire in manette nelle blitz Apocalisse, per il quale era stato riarrestato lo scorso 23 giugno, ma rimesso in libertà il mese successivo. Per gli inquirenti, il boss di Resuttana sarebbe stato regista del monopolio delle macchinette mangiasoldi e delle scommesse online, che avrebbe imposto nei bar di mezza città proprio lavorando in società con Galatolo. Un business che è diventato negli ultimi anni una cospicua fonte di finanziamento per le famiglie mafiose. Secondo gli inquirenti, Graziano avrebbe preso il posto di Galatolo nell'organigramma palermitano di Cosa Nostra. Galatolo ha poi riferito che i boss fecero una colletta per comprare il tritolo, raccogliendo circa 600.000 euro, e che Graziano si sarebbe occupato di procurare dalla Calabria i 150 kg di esplosivo per conservarlo in previsione dell'attentato. Un mese fa è stata setacciata palmo a palmo la campagna morrealese di Vincenzo Graziano, anche con l'uso del metal detector, ma di tritolo non è stata trovata traccia. Galatolo in realtà non ha mai fornito certezze sull'ubicazione e sul nascondiglio del tritolo. La perquisizione nel terreno e nella villetta di Graziano è stata disposta in base al calibro mafioso del personaggio e al suo ruolo nei summit mafiosi nel dicembre 2012 durante la preparazione della strage per Di Matteo. Neppure le ricerche di questa mattina hanno fatto trovare l'esplosivo, malgrado gli uomini della Guardia di Finanza abbiano setacciato un'area vasta che era sotto il totale controllo della famiglia Galatolo e di conseguenza oggi controllata da Graziano. Questo preoccupa molto gli inquirenti, che invece hanno molti elementi per credere che l'esplosivo sia già arrivato in città ed è a disposizione delle cosche mafiose. E intanto il Movimento 5 Stelle ha mandato una lettera, lo ha fatto al Presidente dell'ARS e l'ha mandata anche al Presidente della Commissione Antimafia della Regione dell'ARS, perché vuole tenere alta l'attenzione su Di Matteo, che sembra sia un po', insomma, sottovalutato dagli ambienti romani. Non è un caso probabilmente che Di Matteo sta indagando sulla trattativa Stato-mafia. Allora diciamo che si pensa che nei quartieri alti lì su a Roma questo processo trattativa Stato-mafia possa dare fastidio a qualcuno. Il Movimento 5 Stelle irrompe a gamba tesa e con una lettera invita in maniera palese a mantenere alta l'attenzione sul giudice Di Matteo. Il Parlamento regionale siciliano non può né deve restare in silenzio davanti alle minacce per Di Matteo. La Commissione parlamentare antimafia ha il dovere e il diritto di sciogliere ogni riserva e far divenire ancora più concreta la propria missione di lotta permanente alla mafia.
con una lettera indirizzata al presidente dell'ARS, al presidente della commissione antimafia di Palazzo dei Normanni e per conoscenza al procuratore generale e al prefetto di Palermo, il Movimento 5 Stelle a Sala d'Ercole è tornato a chiedere di rafforzare la sicurezza al giudice Di Matteo, attorno al quale sembra crescere, dice la capogruppo Valentina Zafarana, la sensazione di solitudine. Secondo quanto riportato da qualche testata giornalistica, ha scritto la Zafarana, per Di Matteo non sarebbe arrivata nemmeno una telefonata di solidarietà dai più importanti palazzi romani, cosa che invece ci sarebbe stata, come è giusto che sia, per recenti minacce ad altri siciliani. Se è vero, è un bruttissimo segnale che si aggiunge ad altri arrivati in precedenza. La lettera del capogruppo del Movimento 5 Stelle alle personalità in indirizzo punta a spingere queste a porre in essere tutte le azioni per scongiurare qualsiasi voglia minaccia all'incolumità del dottor Di Matteo e di tutti i servitori dello Stato sottoposti al mirino delle forze criminali. Vi invito, scrive Valentina Zafarana, a farvi portavoce e latori di questo appello e di quello di tutte le forze sane della società civile siciliana con il ministro dell'interno onorevole Angelino Alfano, affinché si dotino il magistrato e la sua scorta di mezzi appropriati a garantire l'incolumità anche negli spostamenti, quale ad esempio il dispositivo cosiddetto bomba jammer o autovetture blindate idonee ed identiche per non essere facilmente identificabile, l'unica diversa su cui attualmente viaggerebbe il magistrato prima che sia troppo tardi. Beh, una preoccupazione lecita, considerato che insomma Calatolo è un pentito considerato di spessore, quindi le sue dichiarazioni su questo attentato di Matteo devono assolutamente essere prese in maniera concreta, ma lo stanno facendo gli inquirenti non a caso, il blitz di questa mattina per cercare il tritolo, insomma è una testimonianza dell'impegno che le forze dell'ordine stanno mettendo per constatare la veridicità delle dichiarazioni di Calatolo. Adesso continuiamo a parlare di arresti, ma in zona Castellammare del Golfo, dove sono stati arrestati due tunisini specializzati in furti di appartamento. Già da alcuni giorni gli investigatori erano sulle loro tracce, avendo acquisito importanti elementi che portavano a ritenere che gli stessi utilizzassero per gli spostamenti un'autovettura proveniente da furto. Nella notte tra sabato e domenica è scattato il blitz. I carabinieri hanno individuato un Peugeot 2008, ultimo modello, rubato ad Alcamo il mese scorso, posteggiato davanti a un'abitazione incontrata intavolata nella zona in cui nelle settimane precedenti erano già avvenuti alcuni furti e danni di abitazioni. È scattato l'accerchiamento della zona. Uno dei due malfattori ha tentato un estremo tentativo di fuga. Infatti, dopo aver spintonato un militare che gli intimava l'alto, è salito a bordo dell'auto rubata ed ha tentato di scappare a retromarcia, ma ha perso il controllo andando ad urtare contro un muro. È un tunisino, Fatali Aymen, 28 anni, pregiudicato, aveva addosso un coltello a serramanico, una collana e degli orecchini in oro appena rubati nell'appartamento, oltre agli attrezzi atti allo scasso. Inoltre, la successiva perquisizione presso il domicilio del tunisino consentiva di trovare anche un'insetta di coltelli da macellaio, provento di un altro furto avvenuto nei giorni scorsi presso una macelleria di Castellammare del Golfo. Il complice invece ha proseguito a piedi la sua fuga dopo aver scavalcato una recinzione e saltato sul tetto di una casa posta ad un livello più basso rispetto alla strada e si è dato ad una precipitosa fuga. È scattata la caccia all'uomo per rintracciare il fuggitivo. Con il supporto di tutte le pattuglie a disposizione sono quindi scattate numerose perquisizioni ad Alcamo. Nel tardo pomeriggio di domenica l'uomo è stato individuato presso un appartamento nel centro storico di Alcamo, nascosto nel sottotetto di un'abitazione. Anche lui è tunisino, Ludayef Bassem, ha 20 anni, presso la sua dimora abituale. I carabinieri hanno trovato svariati oggetti provenienti da furto, tra cui parte della refurtiva di un colpo effettuato il 9 dicembre in un'abitazione di Calatafimi Segesta e riconosciuta dal legittimo proprietario. Il ventenne tunisino nel gennaio scorso era stato già arrestato a Calatafimi Segesta dai carabinieri con l'accusa di sequestro di persona, rapina, lesioni personali, danneggiamento, violazione di domicilio ed altro per aver rapito un loro connazionale a Castellammare del Golfo ed averlo condotto in una casa di Calatafimi dove lo avevano torturato e seviziato per ore per motivi passionali, fino all'intervento dei carabinieri della compagnia di Alcamo, che hanno arrestato in flagranza di reato i due aguzzini. Condannato lo scorso mese, però, si era sottratto all'arresto. Adesso i due tunisini sono stati tradotti presso il carcere San Giuliano di Trapani.
Cambiamo argomento e parliamo di rifiuti perché c'è una mezza buona notizia, riprende la raccolta nei paesi del lato Palermo 1 perché si è trovato un accordo con l'Aeco Burgos che fornisce a Nolo i mezzi. Da questa mattina è tornato a pieno regime il servizio di raccolta dei rifiuti nei 12 comuni del lato Palermo 1. È rientrata al lavoro la ditta esterna, l'Aeco Burgos, che garantisce 18 mezzi per la raccolta dei rifiuti. Le situazioni più difficili sono quelle di Partenico e Carini, ecco perché la società d'ambito ha richiesto di inviare in questi due paesi un maggior numero di autocompattatori. Su Partenico si sta già rientrando dall'emergenza, su Carini invece la situazione resta problematica anche perché il comune ha qualche piccolo problema legato alla discarica dove deve smaltire. Nella cittadina carinese ci sono all'incirca 300 tonnellate da dover recuperare, più quelle che ovviamente oggi e nei giorni a venire si accumuleranno. L'Aeco Burgos aveva effettuato l'ultima raccolta sabato scorso, preannunciando che si sarebbe fermata a causa degli eccessivi crediti vantati dal lato Palermo 1. Si parla di circa 3 milioni di euro. Ieri, dopo una lunga giornata fatta di mediazioni, incontri ed anche lettere in cui si intimavano possibili denunce alla procura per interruzione di servizio pubblico, la ditta esterna è stata convinta a tornare al lavoro con qualche garanzia in più. Infatti si sta avviando una sinergia tra la stessa Eco Burgos e i 12 comuni con cui si stanno attivando contratti diretti. In pratica ogni ente locale, in base alle proprie esigenze, paga direttamente la ditta senza l'intermediazione del lato Palermo 1. Già sono stati sottoscritti i primi contratti con Montalepre, Giardinello, Balestrata e Trappeto. Nei prossimi giorni saranno sottoscritti con tutti gli altri sindaci secondo l'impegno preso dagli stessi primi cittadini. E adesso c'è una notizia invece che fa da contraltare a quella che abbiamo appena sentito, perché la discarica di Trapani, dove scaricano Partinico, Alcamo e Castellammare del Golfo, giorno 21 chiude, 21 dicembre, perché è satura. Questo è l'ultimo giorno utile per poter scaricare, perché secondo una perizia della regione arriva alla saturazione della discarica di Trapani e quindi chiude. Il problema è serio perché le alternative trovarle non sarà facile, perché sono chiuse quelle di Mazzarà Sant'Andrea e quella di Siculiana che è all'Agrigentino, quindi materialmente questi rifiuti Partinico, Alcamo e Castellammare non sapranno dove andare a scaricarli. È un problema normale, perché con questa gestione scriteriata voluta dal presidente Crocetta è chiaro che le discariche prima o poi devono essere tutte sature, perché così insomma si continua a gettare i rifiuti in maniera indiscriminata non pensando al futuro, come se insomma la raccolta finisse nel giorno stesso in cui viene effettuata, senza una programmazione seria. Quella che ha promesso Crocetta 2 anni fa, dopo aver vinto le elezioni, anche parlando di rifiuti, questa programmazione seria non è mai stata fatta e quindi le discariche chiudono, i rifiuti ci stanno avvelenando e noi paghiamo la tassa. E allora, Isola delle Femmine, la Giunta Comunale ha approvato lo schema di accordo con l'IRSAP per la gestione e la manutenzione dell'impianto consortile di Carini e dell'impianto di sollevamento delle acque depurate alla condotta sottomarina. Il costo di gestione integrale del comune di Isola delle Femmine è che ha 7.300 abitanti è di 129.609 euro. Adesso andiamo ad ascoltare un'intervista del presidente del Consiglio neoeletto, giovanissimo, Piero Rappa, intervistato dal nostro collaboratore Andrea Trapani. Che rapporto intende avere con l'opposizione? Sarà un presidente super partes? Nel discorso di insediamento dopo la mia elezione sono stato ben preciso e molto chiaro sul punto. Io intendo svolgere, assolvere alla funzione che la legge attribuisce al Presidente del Consiglio Comunale in maniera piena e completa, garantendo i diritti di tutti i consiglieri e in particolare i diritti dell'opposizione, dei consiglieri di opposizione, che l'opposizione in democrazia svolge un ruolo fondamentale, quello del controllo sull'operato della maggioranza.
I consiglieri del gruppo Insieme Liberi di Cambiare troveranno in me, avranno da parte mia piena disponibilità per tutta la durata del mandato, sia per quanto riguarda la fase, ecco, questa dell'aspetto del controllo sull'operato della maggioranza, sia per quanto riguarda eventuali proposte. La normativa prevede uno strumento importante a disposizione dei comuni, partecipare all'accertamento dell'evasione del 55% di esso. Intendete avvalervi di tale strumento e con quale modalità intendete farlo? E allora, il problema dell'evasione è un problema che riguarda tutta la nostra penisola e in particolare i comuni del sud, i comuni anche siciliani in particolar modo. Isola delle Femmine sconta questo problema con riferimento ai tributi locali e con riferimento anche in parte a quelli nazionali. Da parte mia c'è piena disponibilità a sfruttare questo strumento. Ad onor del vero, l'argomento non è stato ancora affrontato non è stato affrontato in maggioranza, però dal gruppo di maggioranza, però io mi farò portatore di questa proposta, quella di non solo attivare dei meccanismi di recupero dell'evasione efficaci, ma anche quello ovviamente di sfruttare la partecipazione a quanto recuperato. In questi giorni i cittadini isolani sono stati destinatari di una salatissima Tari. Ci sono stati dei vizi procedurali nella scorsa amministrazione? E come intendete risolvere questo problema della Tari? Allora, quanto ai vizi procedurali, non credo ce ne siano stati. Ad onor del vero, non so se la Commissione ha chiesto e ricevuto e analizzato il piano finanziario approvato dal lato prima di deliberare le nuove tariffe, però dico, in ogni caso, l'esigenza della Commissione era quella di riuscire a recuperare delle somme in bilancio per chiudere e pareggiarlo. Sono consapevole, siamo consapevoli che la tariffa è molto elevata, ma la tariffa, diciamo, questa aliquota si giustifica anche alla luce di un problema, quello dell'evasione, di cui, insomma, abbiamo parlato, a quale mi riferivo poc'anzi. Quindi la linea di questa amministrazione sarà quella di riuscire a far pagare tutti per pagare meno. Noi cercheremo di apprestare tutte le misure che ci consentano un recupero dell'evasione per consentire già per riuscire fin dall'anno prossimo a ridurre la pressione fiscale, in particolare su questo tributo. Sembra avviato verso la definitiva conclusione il problema dei dipendenti GESIP del Comune di Palermo. Il Consiglio Comunale infatti ha approvato una delibera proposta dall'amministrazione sulla costituzione di una società consortile per azioni chiamata Rete Servizi Territoriali, con l'acronimo RESET, che mette fine alla complessa vicenda dei lavoratori appunto della GESIP. Dopo anni di rapporti precari e cassa integrazione, i dipendenti ex-LSU, che dalla fine del 2000 dovevano essere per legge stabilizzati nei ruoli degli enti pubblici o presso società partecipate, verranno definitivamente assorbiti nella nuova società consortile Rete Servizi Territoriali, RESET, alla quale aderiranno anche altre società comunali che potranno godere dei servizi della ex-GESIP senza il pagamento dell'IVA e dell'IREP. Oltre agli aspetti amministrativo-finanziari, i lavoratori coinvolti dal provvedimento dovrebbero essere riqualificati e valorizzati. Il processo di assorbimento dei lavoratori sarà graduale. In prima battuta confluiranno infatti 950 lavoratori e solo da giugno in poi gli altri 620, mentre 150 hanno goduto dell'esodo incentivato. Il costo della società sarà di circa 29 milioni, con un capitale sociale iniziale di 1 milione di euro destinato ad essere incrementato di ulteriori 3 milioni, previa acquisizione di un mutuo già deliberato dal Consiglio. Alla nuova società consortile RESET, oltre RAP e SISPI, potrebbero aderire anche le altre società comunali, con il conseguente risparmio dell'IVA e con la razionalizzazione di alcune prestazioni offerte dalla RESET. I servizi di manutenzione, pulizia, custodia, vigilanza dei beni immobili, cura del verde, logistica e trasporti, supporto amministrativo e organizzativo,
e servizi connessi alla gestione delle aree naturali protette. Con questo provvedimento sono stati salvaguardati i livelli occupazionali perché garantisce una condizione lavorativa stabile riconoscendo ai lavoratori dignità e diritti, valori imprescindibili e previsti anche dal nostro sistema costituzionale. Sotto il profilo economico la società Reset dovrebbe riuscire anche ad autofinanziarsi migliorando la situazione retributiva dei propri dipendenti. Adesso parliamo di un problema che riguarda i fondi PAC, sono dei fondi che erano destinati alle regioni, ma che il governo sembra abbia spostato per altri capitoli, il governo nazionale, perché entro il 30 settembre dovevano essere presentati gli impegni di spesa da parte delle regioni che regolarmente non hanno fatto. L'ANCI Sicilia da tempo ha evidenziato i rischi della perdita dei fondi PAC perché le regioni appunto non hanno impegnato le somme entro il 30 settembre. Adesso però che il rischio è quasi certezza e questi fondi quasi certamente si perderanno, chi è rimasto inattivo e su tutti la Regione Sicilia si preoccupa e versa, dice Luca Orlando, lacrime da coccodrillo. La scelta del governo centrale di utilizzare per altre finalità le somme relative ai fondi PAC non impegnate dalle regioni al 30 settembre 2014 in base a quanto previsto dalla legge di stabilità nazionale determinerà gravissime conseguenze per l'economia del Mezzogiorno ed in particolare per la Sicilia, lo ha dichiarato Leo Luca Orlando, presidente di ANCI Sicilia. L'ANCI già da tempo ha assunto una posizione durissima e purtroppo in solitudine nei riguardi del governo nazionale, chiedendo una modifica dell'articolo 12 della legge di stabilità 2015 ed invitando tutti i senatori eletti in Sicilia ad intervenire in difesa di risorse vitali che verranno scippate ai nostri concittadini. Adesso si rischia di registrare il pianto del coccodrillo di talune forze politiche e del governo regionale rimasto inattivo, nonostante i guasti devastanti che verranno prodotti a servizi ed opere pubbliche in tutti i territori siciliani. La decisione del governo centrale è inaccettabile e potrebbe avere sull'economia siciliana effetti devastanti, così come sottolinea anche Salvo Lo Biondo, sindaco di Partinico e vicepresidente di ANCI Sicilia. Viviamo un momento di difficoltà economico che spesso e volentieri non possiamo nemmeno garantire l'ordinario per i mancati trasferimenti e per tutto, ma se in questo c'è un aiuto anche da parte di tutti a rispettare quello che c'è, non a fare qualcosa o a occuparsi dei beni pubblici, ma sostanzialmente a rispettarli, a farli rispettare e denunciare chi li devasta, chi li distrugge, e sotto questo punto di vista raggiungeremo dei grossi risultati. E in questo momento si vive un periodo brutto, perché fino a ieri e in queste settimane ho avuto diversi incontri come vicepresidente dell'ANCI su problematiche riguardanti i contrattisti. Ieri, l'altro giorno abbiamo scoperto che nella legge di stabilità vengono tolti più di 1 miliardo di euro dei fondi PAC alla Sicilia ed altre regioni del sud e vengono date alle imprese per gli sgravi fiscali, e sotto questo punto di vista significa perdere le opere pubbliche come infrastrutture sportive, come opere di riqualificazione urbana e tutti i progetti e bandi del sociale, disabili, assistenza agli anziani. Questo significa distruggere la Sicilia e questo non lo possiamo permettere. Io ho chiamato il presidente Grasso, ho comunicato questa legge, che questo depauperamento di somme da parte delle regioni del sud per agevolare fondamentalmente il nord, e questo non ce lo possiamo permettere, perché ormai da Monti in poi si è adottata una logica di centralizzazione delle iniziative e demandare solo ai sindaci solo la riscossione delle tasse, e non è possibile, perché questo è il percorso che si vuole fare. Invece i territori si devono appropriare del proprio territorio e dare gli indirizzi politici. Questo è, i sindaci noi purtroppo siamo in prima linea, ormai l'ultimo baluardo rimasto, perché le scelte vengono fatte dal governo centrale e questo non è più accettabile. E purtroppo i sindaci, come spesso noi ripetiamo, sono talvolta vittime delle decisioni del governo nazionale, in questo caso ma anche del governo regionale. Purtroppo davvero
Resta il sindaco l'ultimo baluardo verso la serenità dei cittadini, ma talvolta non riescono a far nulla, c'è chi con volontà, c'è chi con poche capacità, però insomma il problema dei fondi PAC è un'ulteriore perdita di denaro che naturalmente penalizza in questo stato sicuramente difficile. Adesso parliamo, restiamo a parlare di comuni, di Partinico, perché considerato il problema economico del comune, i commercianti del centro storico con un piccolo gesto, con una modica somma comunque del tutto di tasca propria, hanno abbellito, si fa per dire, Piazza Duomo, comunque un gesto molto lodevole. Si sono autotassati per acquistare le stelle di Natale da piantare nelle fioriere, fino adesso abbandonate, di Piazza Duomo. Iniziativa lodevole dei commercianti del centro storico di Partinico per abbellire quello che dovrebbe essere il salotto della città e che invece da troppo tempo non è valorizzato. Sono una decina le fioriere che erano piene di erbacce, i commercianti le hanno ripulite e poi hanno piantato delle stelle di Natale di vari colori. Beh, diciamo che con pochi euro e buona volontà stiamo cercando di rendere la piazza un po' vivibile, a prescindere che c'erano le piante sfitte. Sembrava dei cestini dell'immondizia, allora abbiamo pensato di comprare dei fiori e un po' a abbellirle. Diamo una mano al comune, visto che sta passando anche un periodo un po' brutto, tutti i comuni, poi tra l'altro, cerchiamo di renderci partecipi anche noi. Poi del resto speriamo di fare di più, ma una mano diamo noi e una mano aspettiamo che l'amministrazione ce la dia. Beh, lodevoli insomma i commercianti di Partinico, però questa sintonia diciamo che non sempre a Partinico si vede tra i commercianti e il comune. Adesso spostiamoci a Borgetto, dove è stato fatto da volenterosi ragazzi un albero di Natale assolutamente con bottiglie di plastica. L'idea è quella di incentivare la raccolta differenziata, perlomeno farci pensare. Ad un mese esatto dal lancio dell'iniziativa, la Consulta Comunale Giovanile di Borgetto ha realizzato un albero di Natale completamente con bottiglie di plastica riciclate. L'idea era partita un mese fa da alcuni ragazzi della Consulta che in prossimità delle festività natalizie aveva pensato di realizzare un albero di Natale con materiale riciclato per attirare l'attenzione proprio sul tema dei rifiuti come risorsa. La risposta della cittadinanza è stata davvero eccezionale. In poco tempo sono state raccolte centinaia di bottiglie di plastica di vario colore e messa a disposizione della Consulta, che in poche settimane di lavoro è riuscita a realizzare un vero e proprio albero di Natale riciclato all'interno del presepe vivente, che fino al 6 gennaio sarà visitabile presso la villetta di Borgetto. L'albero è stato realizzato con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sul tema della raccolta differenziata, dice un componente della Consulta. Le bottiglie utilizzate per la realizzazione dell'albero saranno poi ancora una volta riciclate. Il Rotaract Club di Castellammare del Golfo, con la Tafimise Gesta, presieduto dal giovane Salvatore Ippati, ha devoluto il ricavato della serata di degustazione della paella all'Associazione Alcamese Amici della Salute. Una donazione che consentirà di rifornire di carburante per un mese il pulmino che trasporta i pazienti presso i centri di cura di Castelvetrano e Palermo. Complimenti dunque al Rotaract Castellammare del Golfo, con la Tafimise Gesta. E facciamo un passo indietro e torniamo a sabato pomeriggio, perché nell'auditorium del liceo Santi Savarino è stato presentato il libro dello scrittore Alessandro D'Avenia, che poi si è intrattenuto molto con i presenti. Siamo qui in questa bellissima scuola piena di ragazzi perché mi hanno chiesto di fare una lezione su che cos'è l'adolescenza, ed essendo io un insegnante, anche avendo la fortuna di fare lo scrittore, ne incontro tantissimi in giro per l'Italia e ho provato a raccontare qualche cosa di questa età così difficile ma così meravigliosa, che io chiamo laboratorio della vita umana. E ho provato a raccontare come fare a trovare qualche segnale per costruirla alla grande. L'unica cosa che direi per sintetizzare è che la dobbiamo smettere di dare a questi ragazzi soltanto oggetti e provare a dare progetti, così come hanno fatto i maestri che io ho incontrato lungo la mia vita, i miei genitori, il mio professore di lettere e soprattutto Don Pino Puglisi, che era il professore di religione della mia scuola a Palermo. Siamo qui stasera molto contenti di ospitare presso il liceo Savarino di Partinico lo scrittore Alessandro D'Avenia.
che ha suscitato molto interesse, equilibri hanno suscitato molto interesse presso i giovani e soprattutto presso gli adolescenti, perché questo scrittore ha la capacità di captare, diciamo, quelli che sono gli stati d'animo, i sentimenti, le emozioni, le paure dei nostri ragazzi, e in questa maniera, diciamo, li ha captato la loro attenzione e quindi è molto letto dai nostri ragazzi. Infatti la sala è stracolma. In un sabato pomeriggio fuori dall'orario scolastico ci sono centinaia e centinaia di studenti che sono venuti qui ad ascoltare Alessandro D'Avenia, uno scrittore il quale sa parlare ai giovani, perché parlando ai giovani, ecco, diciamo, interroga i loro problemi fondamentali, il senso della vita, ecco, il desiderio di felicità, il desiderio di amare e di essere amati. E mi pare molto importante che questa scuola Savarino di Partinico abbia accolto questa iniziativa, un'iniziativa che appunto ha raccolto tante persone al di là di ogni aspettativa. Sono molto lieto io di questo evento che è stato organizzato dalla Pastorale Scolastica Diocesana in collaborazione con il Liceo Savarino di Partinico. Non ci sono notizie dell'ultimo minuto, quindi io vi ringrazio per aver scelto il nostro TG e rimando l'appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.